Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial. Sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di una feature di Studio One non molto evidente che spesso mi viene richiesta dagli utenti di Studio One. In particolar modo l'utilizzo della tastiera del computer come tastiera MIDI. Per prima cosa aggiungiamo uno strumento MIDI. Utilizziamo ad esempio il nostro classico MyTai e Impact. Dovremo ora creare un controller MIDI basato sulla tastiera del computer. Per fare questo torniamo su Preferenze, External Devices e aggiungiamo il nostro controller tastiera dalla cartella Presonus, QWERTY Keyboards, OK. Selezioniamo la nostra tastiera dall'icona qui a destra dell'Instruments, rechiamoci su Mix, External Devices e abbiamo a disposizione il nostro MIDI keyboard. Ricordiamoci di tenerlo in evidenza, altrimenti non potremo suonare gli Instruments che poi abbiamo caricato. Scegliamo un suono. Possiamo poi utilizzare i tasti freccia per cambiare la velocity, la possibilità di passare sempre con i tasti freccia sulle ottave e il pedale di sustain attraverso il tasto tab. Quindi adesso abbiamo il controllo totale di tutto quello che riguarda gli synth attraverso la tastiera del computer. Per passare poi ad esempio ad Impact, passiamo su Impact, scegliamo sempre come controller il QWERTY Keyboards, carichiamo un set, apriamo il monitor. Spostiamoci di ottava. E questo è un eccellente sistema per controllare al volo, in assenza di controllers, appunto, tutti i suoni residenti negli instruments. Come dicevo, ricordiamoci di tenere in evidenza il QWERTY keyboard, altrimenti non potremo suonare. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho aperto anche un account Patreon, dove troverete altre lezioni su Studio One, esclusive per gli utenti Patreon. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al canale lasciando poi un vostro commento sotto. Per il momento è tutto, ciao, a presto!